Siamo sul lungomare di Fano, dove si sta svolgendo il Color Sea Festival. Organizzato dall'Associazione Sassonia e con la direzione artistica di Carola Nesta, questo appuntamento, che è arrivato alla sua terza edizione, vedrà l'esibizione di oltre 17 artisti di fama internazionale provenienti da tutta Italia, che appunto si esibiranno in più di 10 performance. È un richiamo per tutti gli appassionati di colore, di trucco e dell'arte del body painting. L'Associazione Sassonia è l'organizzatrice di questo festival, che quest'anno arriva alla sua terza edizione. Sì, una terza edizione che è cresciuta sia in termini di livello di professionisti che anche numero di partecipanti, perché quest'anno sono in 13 che arrivano da tutta Italia. Quindi siamo abbastanza soddisfatti e speriamo che questa sera ci sia tanta colore e tanta creatività a disposizione di chiunque. Il Color Sea Festival si sviluppa in un'unica giornata dove artisti e modelle vengono dipinti in diverse attività della zona, diciamo. Alle 5:30 c'è una votazione di una giuria artistica composta da campioni mondiali e una giuria locale composta da presidente dell'ente Carnevalesca, assessorato al turismo e artisti locali. Poi alla sera, dalle 9 in poi, c'è un'esibizione di tutti i modelli e le modelle che faranno uno spettacolo e la sfilata e la premiazione. Una grande edizione, tantissima gente, più degli anni scorsi, quindi siamo felicissimi. Il tema di quest'anno poi unisce un po' il festival alla città che lo ospita. Esatto, infatti era quello il nostro obiettivo, il tema tra miti e leggende del mare. In una località di mare penso che ci vada a nozze, quindi più azzeccato di così non poteva essere. Il livello dei concorrenti in gara quest'anno come lo ha notato? Più alto? Rispetto al primo anno, dove avevamo buttato il festival sul gioco, piano piano la voce tra i painters si è sparsa e quest'anno abbiamo un livello medio-alto, quindi siamo contenti. Anche le varie tecniche che sono state utilizzate sono diverse rispetto all'anno scorso, quindi siamo contenti del risultato. Una città poi, Fano, che appunto ospita questo festival e che con il carnevale si fa promotrice appunto dell'arte e della bellezza. Esatto, infatti non a caso abbiamo avuto l'aiuto dell'ente carnevalesca, che comunque ci ha aiutato con le scenografie che metteremo questa sera, ha partecipato come giuria locale, quindi hanno decretato il loro vincitore. Qualche novità o qualche aspetto che contraddistingue questa edizione dalle precedenti? Certo, allora innanzitutto la giuria tecnica, che abbiamo tutti i campioni mondiali, quindi questo già fa salire di livello il nostro festival. Inoltre quest'anno abbiamo le due modelle campionesse del mondo entrambe, Elena Musetti e Letizia Borella, che in questo momento stanno decretando la vincitrice sul set fotografico, quindi premio Best Model e Best Performance. Avremo un premio della critica, avremo un sacco di sorprese che poi si vedranno questa sera, insomma. Voi siete in qualità di giuria? Sì, è un onore in questo evento bellissimo, sì. Sì, sono veramente contenta, insomma. Poi qualità anche di demo, appunto, di altri giurati che giudicheranno la parte tecnica. Noi ci occuperemo invece della parte del Best Model e Best Performance. Cosa vi aspettate dai concorrenti di quest'anno? Emozioni, perché questo mondo non può dare altro che emozioni bellissime, quindi solo questo. Emozioni, colore e sorrisi. E passione, tanta passione. Terza edizione, un festival che sta crescendo e avete notato anche voi, insomma, uno sviluppo e un'importanza appunto sempre maggiore. Sì, eravamo presenti anche l'anno scorso avevo fatto con Carola, direttrice artistica del Color Sea, l'abito di palloncini, e quest'anno siamo tornati al body. Speriamo il prossimo anno di fare qualcos'altro di nuovo, di rivederci sempre qua. Certo. Voi. Che preparazione ci vuole per avere un trucco come avete voi oggi, ad esempio? Sono 6 ore di lavorazione del progetto, del tema sviluppato in base appunto al contest e al tema. 6 ore di pazienza, 6 ore di amore, 6 ore di passione. E poi set, performance,
che ci si prepara un pochino con l'alimentazione, un pochino con gli esercizi di movimento, da non stare mai ferme, immobili. È questo? Sì, sì, poi appunto performance, quindi musica, ovviamente cercando di interpretare quello che gli artisti ci donano, perché in questo caso di dono si parla. E quindi noi siamo televiventi più che modelle, a noi ci piace presentarci come interpreti e televiventi. Prima volta qui e abbiamo fatto gare insieme in altre circostanze, in altri contest, però è la prima volta qui a Fano. Quanta preparazione c'è dietro al trucco di questo modello? Praticamente molto dipende dall'artista, che è lei, la Samantha Polini, che disegna, poi ci manda bozzetti, idee, quindi c'è tanto lavoro, sì, effettivamente, noi ce ne stiamo discutendo da più o meno da marzo. Come vi sembra il festival? Cosa avete visto anche gli altri partecipanti? Come vi sembra l'edizione di quest'anno? Mi sembra buona. Noi, calcolando, siamo stati un po' tutto il giorno in disparte, però comunque sia, mi sembra che ci sia un buon livello artistico. Io ci sono stata anche l'anno scorso. Carola si impegna tanto ad organizzarlo. Cioè, ben fatto, comunque c'è la cura dell'artista, dei modelli, cercano sempre di mandarti il cibo, l'acqua, vengono a chiedere se va tutto bene, no, è organizzato bello. Il modello che cosa rappresenta quest'opera? Io ho fatto un mix, dato che era il mare, miti e leggende, e ho fatto un mix un po' tra la mitologia, quindi il tritone, e poi anche delle leggende che possono essere il mostro del Loch Ness, quindi mostri comunque che hanno a che vedere con il mare, mostri marini, e anche con il Leviatano, che è un mostro biblico, sempre marino, e quindi che rappresenta il caos. E poi ho fatto tutti questi giochi un po' tentacolari che mi piaceva molto per dare un po' di movimento all'opera, anche sul copricapo. Anno che partecipo, quindi indubbiamente bellissimo per quanto mi riguarda, è anche il mio primo festival ed è la mia seconda esperienza di body painting, quindi sono una novellina. Il tema era appunto il mare, le leggende del mare. Io ho già avuto una fortuna grande di essere dipinta dal campione mondiale Alex Hansen e da Yuri e come assistente. Questi poi sono tutti volti, loro li hanno definiti un po' degli zombie. A me piace appunto pensare che potrebbero essere gli zombie dei pirati morti in mare. Io me la sono interpretata così. Che tecniche si usano per realizzare appunto questo trucco e quest'arte? Allora, questo è stato realizzato tutto con aerografo, completamente con aerografo. Poi so che generalmente per il contest sono stati usati pennello e spugna e con qualche finitura anche con aerografo. Oggi sei in gara al Color Sea Festival con la tua modella. Che cosa rappresenta il tuo lavoro? Rappresenta Iemanjá, che è la dea del mare ed è la madre di tutti gli Orishas, che sono delle divinità che vengono dall'Africa. Infatti vuole la leggenda che Iemanjá venga dal mare e che un giorno sia arrivata a Bahia e lì abbia voluto restare su di uno scoglio. E da lì accoglie le richieste dei suoi sudditi e sceglie i suoi favoriti, che sono gli uomini più coraggiosi, coloro che vanno in mare per aiutare e portare soccorso ad altri uomini, perché così vuole la legge del porto, e agli esploratori, i navigatori. Infatti è un omaggio a chi vuole andare oltre, a chi vuole conoscere. Da quanto fai questo lavoro e che preparazione c'è dietro questo trucco? Per prepararlo, sì, ci sono tutti i bozzetti, quindi ti prepari già i giorni precedenti, addirittura mesi prima per pensare all'acconciatura e tutto. E io faccio body painting da quattro anni, ho iniziato per caso perché volevo provare, essendo un artista, secondo me chiunque dovrebbe provare. È la prima volta qui al Festival di Fano? È il secondo anno, sono venuta già l'anno scorso, ma mi sono trovata bene, bello, accogliente, gentili, popolo di mare, bello.
per il pubblico non presente oggi e in generale com'è possibile vedere anche le scorse edizioni e le opere già realizzate dal Color Sea Festival nelle sue edizioni passate? Ok, esiste una pagina Facebook che è Color Sea Festival e anche un profilo di Instagram dove sono presenti sia dei video e delle foto delle edizioni passate. Proprio con il mare, il tema di questa edizione, si chiude il Color Sea Festival, che dà appuntamento a tutti gli appassionati del colore e del body painting con la nuova edizione nell'anno prossimo. See you.